Domenica ragazzi, giorno del Signore, andiamo a fare colazione. Sono svegliato abbastanza prestino come al solito, per le 8 ero già sveglio. Ho portato un po' il telefono, sì, si cazzeggia. Va bene, ma nulla di produttivo. Adesso sto andando a fare colazione con un mio amico dell'università. Di solito vive a Roma perché fa il dottorato alla Sapienza, però adesso è tornato, quindi mi ha chiesto di fare colazione, quindi top. E che caldo, 21 gradi, non si capisce, sto tempo qua non si capisce assolutamente niente ragazzi. Comunque oggi ho un pochino di cose da fare. Innanzitutto a pranzo sono a casa dello Steve con gli altri, quindi un po' di networking con la company, che fa sempre bene, non si rifiuta mai. Infatti tra un po', se siamo una mano, magari vado a cucinare qualcosina in primis. Secondo, oggi me la voglio cavare con il video del cliente della settimana scorsa, quello che vi dicevo di venerdì, non questo qua, quello prima, dove essenzialmente devo fare un altro video oltre a quello che ho già fatto, perché bisogna cambiare tutto per una serie di ragioni che non dipendono da me e non è colpa mia. Quindi ragazzi, devo fare assolutamente quello, me lo voglio togliere dalle scatole, perché questa settimana probabilmente avrò vero tempo di fare queste cose, gestire. Poi devo editare anche il video di ieri e il video questo qua di oggi, ma nessun problema. Mi piacerebbe andare in palestra oggi, perché almeno due volte a settimana devo fare presenza, devo timbrare il cartellino. Anche se vi dirò, mi è bazzicata l'idea, visto che quello che manca a me è il tempo e non la motivazione e l'entusiasmo, è proprio concretamente il tempo. Ho pensato, ma perché non mi metto a fare un qualcosa che mi dedica meno tempo, ma in termini di calorie ne brucia di più, becca più parti del corpo contemporaneamente, insomma è il salto della corda. Quindi stavo pensando, ditemi se secondo voi è una bella idea, di iniziare a fare quotidianamente tipo un quarto d'ora tutti i giorni di saltare la corda, perché mi occupa meno tempo, dovrebbe fare un botto di cardio. E potrebbe essere la soluzione per finalmente perdere peso, perché come sapete la malattia che incombe su di me è questo overweightismo che la bilancia purtroppo mi sancisce, mi obbliga, dice tu sei così e non ci puoi fare niente, quindi mi tocca. Ma non è una battuta, cioè ve lo faccio anche vedere, sta cazzo di bilancia è da inizio agosto che mi perseguita nei sogni più disparati e purtroppo quotidianamente dal vivo, e purtroppo in questi due mesi sono anche ingrassato. Non bene, devo iniziare a mangiare di meno ragazzi, devo andare meno volte al ristorante, mangiare di meno, e in pausa pranzo al lavoro è sempre un po' complicato. No, finalmente vede, la situazione è sempre un po' complicata. Comunque devo assolutamente darci un taglio lì. Mi piacerebbe perdere, ma io dico numeri a caso, dire la verità, non so quanto devo perdere, non ho un nutrizionista che mi segue, una persona esperta. Io vado a sentimento, vedo che c'ho un po' di panza, la bilancia mi dice che c'ho un po' di panza, cioè nulla di, insomma, nulla di irrimediabile. Comunque stiamo nei limiti del decente, e però mi devo dare una svegliata più di quello che sto facendo ora. Che è strano perché sto già facendo tanto col tempo che ho a disposizione, ma va bene così. Niente ragazzi, ci avviciniamo con calma, con tutta la volontà del mondo. Ah, oggi farò anche il video delle statistiche di questa settimana, di com'è andata. E questa settimana è andata particolarmente bene, ho avuto qualche hit, qualche video che è esploso negli ultimi 7 giorni, e quindi bisogna commemorare questo momento ragazzi. Prima o poi arriverò a 2500 iscritti, prima o poi. Penso che il mio traguardo, dove dico cazzo ce l'ho fatta, sarà 10.000, perché non ho mai avuto 4 zeri in termini di follower. Se mi piacerebbe arrivare alle 5 cifre. Ragazzi, ero qua, dovevo fare colazione in teoria, e come sapete il cappuccino e il caffè sono la priorità, ma purtroppo sono caduto in tentazione perché Tommaso mi ha invitato caldamente a fare aperitivo. Basta. Aperitivo fatto, pranzato con gli altri, adesso andiamo al parchetto, giusto un pochino di relax, che ci godiamo un po' il sole. Sono le 5, però stasera mi sa che vado a letto presto, dopo aver editato tutte le robe, mannaggia me. Prima di cena vorrei aver fatto bene o male tutto, anche se ho
Non lo so, quasi poca fiducia di riuscirci. È arrivato il momento un pochino sano della settimana. Stasera mi mangio delle zucchine, delle uova, proprio leggero. Un uovo penso di fare, uno per stare leggero. E visto che alla fine della settimana io sono riuscito anche a editare il video che vi dicevo per il cliente che ho già inviato e a un fotografo, vediamo un po' cosa ne pensa lui, e da lì lo daremo al cliente con le modifiche probabilmente da fare, perché i colori non li ho toccati più di tanto. Devo fare un pochino il color grading. Color correction l'ho già fatto, cioè quando vai a bilanciare una ripresa tra una videocamera e l'altra, ma il grading, cioè il risultato finale, quello che voglio che sia il look del video, non l'ho ancora fatto, quindi devo farlo. Fatto sta che oggi è domenica, dopo cena io mi bevo una tisanina, probabilmente mi piacerebbe stare disteso sul letto con Netflix nel proiettore, però vediamo quale potrebbe essere il piano. Ma come domenica c'è la tradizione di vedere com'è andata la settimana, i dati, capire se vale la pena continuare con questo percorso con voi o meno. E allora, dati alla mano, che come sempre sono aggiornati a 2 giorni fa, quindi non è proprio di questa settimana, ma ci va bene. In questa settimana è andata molto bene, e ho fatto esattamente 2079 views, cioè 184% in più rispetto alla settimana scorsa, tantissimo. Poi in termini di ore abbiamo raggiunto le 115,8, di cui 80 del video dello stipendio, cioè quel video dello stipendio ha spopolato più di 1000 views. 177% in più rispetto ai 7 giorni precedenti, cioè la gente, non solo ci sono un botto di views, ma in media quel video lì è stato visto tantissimo, ma come lunghezza totale in termini di minuti, 4 minuti e mezzo, 5, pazzesco, la gente è interessata, devo fare più video del genere. E in termini di iscritti abbiamo negli ultimi 7 giorni raggiunto 32 iscritti extra, nello specifico 3100% in più rispetto ai 7 giorni precedenti, che poi sono anche di più perché oggi ho visto che sono cresciuti ancora, ma appunto questi dati si basano fino al 21 di settembre, che è ieri. Quindi easy crescerà ancora. Sono bello, è bello ragazzi, è bello quando le cose funzionano e c'è da parte vostra un supporto, cioè fosse sempre tutti i giorni così, si cresce, no, mi ha messo entusiasmo, anche perché siamo saliti in una settimana appunto di tantissimi iscritti, gente nuova che viene nel canale, che magari è appassionata, poi adesso mi fa ridere perché tutti i nuovi iscritti penseranno che io parlo solo di finanza, in verità non è così, anche se potrei fare un esperimento del genere. Ho già parlato oggi con un mio amico con il quale sono andato a fare aperitivo stamattina, che doveva essere colazione ma era aperitivo. Lui vive a Roma e ha studiato come me data science, solo che magistrale. Dopo la magistrale lui si è buttato a fare il dottorato e prima lavorava in Finlandia in una startup, quindi potremmo anche paragonare stipendio e quant'altro estero con il mio, e molto molto interessante, secondo me potrebbe essere interessante almeno per voi che siete appunto golosi di questo tipo di contenuti. Fatto sta che niente ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo, adesso ceno, sistemo qua, vorrei anche editare il video di ieri dello stadio e via.